Buongiorno e bentornati su Sofan. Oggi ci troviamo in diretta da Bologna nella torre di Unipolsai, che è veramente grande, ha 33 piani e noi siamo al 27esimo. Qua siamo immersi in mezzo alle nuvole e oggi siamo con l'ultima puntata, perché parleremo un po' anche dell'ultima gara di campionato di MotoGP, che la svolgeranno a Valencia, dove Marquez, nonostante la caduta, è riuscito a prendere la pole position, mentre il nostro Dovizioso ha un po' di problemi, però parte dalla nona casella e poi comunque la gara è tutta a parte, quindi speriamo vada molto bene. Oggi sono qui con due ospiti molto speciali, ovvero Stefania Fambrini e Marco Tartaglia. Ciao. Benvenuti. Grazie. Buongiorno, eccoci. Grazie. Allora, io ti chiederei, anzi subito da Stefania, sì, certo. Per quale motivo sei qua? Io sono qua, allora, perché come tutti sapete Unipol è uno dei più grandi sponsor Ducati e ci ha offerto la possibilità di partecipare a un contest. Io sono stata brava, fortunata, insomma, sono arrivata prima e quindi ho avuto la possibilità di essere qui con voi, di fare Dovi e incrociamo le dita che vada bene. Speriamo di sì. Speriamo, l'ultima gara, dai. Per ora sta andando bene. Dai. Quindi continuiamo così. Continuiamo così fino alla fine. Esatto. Te invece, Marco? Beh, io sono agente Unipolsai a Ferrara, grande appassionato del mondo delle due ruote e abbiamo organizzato nella concessionaria Ducati a Ferrara un aperitivo in occasione anche dell'uscita della nuova polizza a due ruote di Unipolsai e per questo forse mi sono conquistato la possibilità di andare insieme a Unipolsai a Misano presso i box Ducati. È stata un'esperienza incredibile, bellissima, e proprio per questo probabilmente abbiamo così concludiamo la stagione guardando insieme l'ultimo MotoGP e tifando logicamente Dovi, perché insomma, anche se ha una situazione che purtroppo non è proprio delle più favorevoli, però la gara, come si diceva stamattina con Stefania, finché non è terminata tutto può succedere. Esatto. Tu mi dicevi appunto che sei andato a Misano, era la prima volta che andavi a vedere una gara? Beh, a dire la verità, di gare di MotoGP ne ho viste alcune, non tantissime, alcune. La prima in particolare è stata al Mugello e è stata anche lì un'emozione incredibile, perché avendola vista sempre per televisione, il live, la vita, il rumore dei motori assordante, soprattutto della partenza, vedere i piloti appunto come Dovizioso, Lorenzo, Valentino, insomma, dal vivo sono esperienze incredibili, anche se poi in realtà in effetti seduto in divano e segui la gara molto meglio, no? E poi dopo dal vivo a volte ti perdi anche, perché se mai qualcuno cade non lo sai, però è un'esperienza incredibile, sicuramente. Uno deve per forza farla, perché quando sei là vedi soltanto magari le moto passare, poi sei sempre allo schermo, sì, vedi i tempi e tutto il resto. Esatto, esatto. Diciamo che la giornata in sé, che poi è bella, interessante, perché comunque vivi un po' l'atmosfera, l'ambiente delle corse, sembra quasi come dire di vivere un po' quello che potrebbe essere, non lo so, io mi posso immaginare quello che poteva essere, non so, il Colosseo, l'anfiteatro, quando c'erano gli spettacoli, perché vedi tutti questi bardati che escono con queste moto che sai che devono andare a 300 all'ora, perciò sì. ti ricordano un po' i gladiatori per certi versi. So. Quello sì, no, l'ho sperimentato anch'io il Mugello quest'anno, è stata una sensazione pazzesca. Bella, vero? Quello che mi ha sorpreso di più sono anche le Moto 3, che facevano un rumore che dalla TV sembrano, sì, che non fanno nulla, invece dal vivo la MotoGP con i tappi, perché sennò alla partenza... È incredibile, pelle d'oca, pelle, sì, d'oca, cioè. Assolutamente. E, la tua passione invece, anzi passiamo a Stefania, sì, la tua passione per MotoGP, Ducati, quando è nata? La Come? Mia passione è fresca perché in famiglia ho tre uomini appassionatissimi di auto e di moto in particolare. E poi un giorno, guardando loro che erano così presi, tifavano, urlavano, ho detto: ma
sai che c'è, adesso mi metto con loro e poi guardo. E da lì è stato un amore a prima vista, e quindi chiaramente sto ancora entrando in tutto l'ambiente delle moto, però ho loro comunque che mi istruendo a dovere. L'importante è che ci sia qualcuno. E oggi sono qui, sono carica, ti farò fino alla fine e speriamo. Speriamo forte, sì. Speriamo. E tu non hai mai guidato moto invece? Io non ho mai guidato moto, in passato avevo un fidanzato che aveva la moto, perciò sono sempre stata passeggera, però io no, non ho mai guidato le moto, anche se mi attira molto, chissà, magari... In futuro non si sa mai. Esatto, tutto può succedere. Esatto. Tu Marco invece? Nella vita non si può mai sapere. Io ecco, ripetendo una cosa che ha detto Stefania, io come passeggero farei veramente fatica a starci. Anch'io. Perché io sono da sempre stato appassionato di moto, a 16 anni diedi la patente A per cominciare a guidare subito il 125 e poi da allora con i passaggi di età e la possibilità di prendere moto di più grossa cilindrata, diciamo, ho sempre avuto delle moto. Per questo nel posto dietro non mi ci trovo, faccio veramente fatica a starci, però la moto è diventata, come dire, una costante di praticamente quasi tutta la mia vita, in sostanza. Cioè, senza non si riesce più, devi per forza prendere quando c'è estate, farti il tuo giro. Esatto, mi ricordo che ci fu un anno che per via di cambi di moto, perché appunto nel corso degli anni ne ho cambiate diverse, ho avuto questa fortuna. Poi ci arriviamo anche questa. E mi ricordo che ci fu un periodo durante poi la stagione estiva che rimasi senza moto, fu un'estate che tipo un mese. E poi quando una cosa non ce l'hai e la ami e ti piace, ogni moto che incrociavo e vedevo per la strada soffrivo. Tant'è vero che andai subito ad acquistare una moto perché non ce la potevo fare, logicamente. E tu appunto mi hai detto che hai avuto svariate moto. Sì, fortunatamente ho avuto questa opportunità. Varie marche o sempre Ducati sei rimasto? No, varie marche, diciamo, cominciai con una Yamaha, mi ricordo, una giapponese, una Kawasaki, ebbi. Poi a un certo punto incontrai Ducati e acquistai questo Ducati Monster, mi ricordo il Monster Dark, questa moto un po' particolare, un po' strana per certi versi, e lì incontrai il mondo Ducati, soprattutto il motore Ducati. Mi ricordo che il suono, le vibrazioni di questo bicilindrico Ducati mi fece innamorare, e da lì poi fu sempre solo Ducati, insomma. Insomma, diciamo un po' quando uno trova l'anima gemella, dopo logicamente non ha più bisogno di cercare altrove. Esatto. E una domanda così. Tu, avendo avuto poi il Ducati Monster, ti ha facilitato aver avuto altre moto o no? Perché alcuni dicono, ma la Ducati è una moto magari un po' impegnativa rispetto alle altre, non buttarti subito magari su quella, o no? Beh, guarda, io onestamente su Ducati Monster mi ricordo, e sulle Ducati in generale, che trovai subito un ottimo feeling. Onestamente riscontrai delle differenze tecniche incredibili rispetto alle altre in fatto di ciclistica. Poi c'è questa caratteristica del motore bicilindrico che adesso li hanno resi, diciamo, molto più maneggevoli, diciamo così, grazie all'elettronica, così. Una volta, soprattutto nei primi Ducati Monster, di elettronica non c'era proprio niente, quindi forse a bassi regimi strappava un po' di più, ma poi era anche la sua caratteristica, era il suo bello. E poi quando si andava, diciamo, aveva sempre comunque la sua personalità, la Ducati, diciamo, rispetto forse a altre moto un po' più spersonalizzate, un po' più anonime, ecco, diciamo. Anche adesso quando passi riconosci. L'ho subito. Immediatamente. Cioè. Sì. Infatti adesso ho la fortuna appunto di avere di aver coronato il sogno, diciamo, della mia vita in fatto di moto, del Ducati Multistrada, che è una moto, secondo me, fantastica, stupenda. E già recentemente mi ricordo che andai a mangiare una
una piadina, una paninoteca insieme alla mia ragazza, alla mia compagna. Appena mi sono fermato dietro, diciamo, il chiosco del piadinaro, ho incontrato degli amici e mi hanno detto Ducati Multistrada, cioè subito così, perché in effetti ha questo marchio, questo timbro, diciamo, di voce che è riconoscibile. Esatto. E per te invece, Stefania, la tua prima gara di MotoGP, ne hai mai vista una dal vivo o... No, purtroppo non ho avuto, non ho avuto occasione, mi piacerebbe molto, spero magari in futuro di poter vedere, sì, coronare anche questo sogno. No, attualmente solo in video. Noi abbiamo già detto con Misano. Lui ha già visto. Misano è una bellissima esperienza, perché poi abbiamo vissuto l'hospitality Ducati e box Ducati, possibilità di vedere le moto di Dovizioso, di Lorenzo. Fra l'altro c'era Lorenzo che stava facendo un briefing, perciò ci hanno detto non fate confusione, e quindi era lì con i meccanici, gli ingegneri. È stata veramente un'esperienza bellissima, indubbiamente. Poi i box sono piccoli. Box sono piccolissimi, anch'io me li immaginavo più grandi, invece sono veramente ridottissimi. C'erano queste due moto che fa quasi impressione sempre vederle dal vivo, perché sei abituato a vederle correre in pista in televisione, proprio lì a pochi metri di distanza. È una sensazione, più il vivere l'hospitality Ducati con tutti i visi noti di Ducati, Aligna, Tardozzi, il papà di Dovizioso, poi gente tutta simpaticissima, devo dire la verità. Insomma. Sì, tutti alla mano. Molto alla mano, veramente, cioè, abbiamo praticamente mangiato insieme, è stato per quello un'esperienza bellissima, oltre al vedere il mondo del sempre il circo, io lo chiamo così, del MotoGP, che ti lascia veramente allibito, anche per un po' il tipo di vita che loro fanno, che girano con questi motorhome giganteschi, e sai che tipo oggi sono a Misano, semmai domani sono a Sepang o in un altro posto, in Giappone, insomma, bellissimo, sì. Affascinante. Sì, molto. E questa passione che hai avuto te per la MotoGP, che l'hai presa dalla famiglia, come la vivi con le gare, o anche con, hai degli amici che magari non gli piacciono la MotoGP, cosa ne pensano, come ti vedono? Ma la vivo nel senso che è sempre molto coinvolgente in famiglia, generalmente ci mettiamo tutti lì sul divano, siamo pronti, guardiamo le prove e poi dopo, il giorno dopo, magari con i colleghi, con gli amici, si commenta, si parte un dialogo, un dialogo. C'è però qualcuno... è principalmente in famiglia. In famiglia festeggiamo, se c'è da farlo, insomma, siamo tifosi. A lavoro c'è qualcuno che magari tifa non Ducati, che magari... Ce ne sono e questi mi evitano perché sanno che io sono un'altra sponda, quindi passano dritto e chiudono il discorso direttamente. Però va bene, dai, insomma. È tutto... Tifiamo tutti, dai. Sei Marco anche. Sì. Passerà magari il lunedì, passi. Ah, allora. Occhiate. Certo. Beh, diciamo che con Ducati quest'anno abbiamo avuto un anno di soddisfazioni, però anche un po' sofferto, no? Perché è stato un continuo crescere, soprattutto Dovizioso. Adesso anche Lorenzo sembra che abbia ingranato, perciò che stia andando. Speriamo nella futura stagione. Poi c'è un fenomeno mediatico, devo dire la verità, che devo essere onesto, che ha colpito un po' anche me, questo ancora dal passato, che è Valentino, che insomma non si può non avere, almeno parlo per me, simpatia nei confronti di Valentino. Tant'è vero che io, moto Ducati, Dovizioso, un grande Forlì, perciò qui da noi, perciò tutta la vita per me Dovizioso se lo meriterebbe questo
questo mondiale, speriamo nell'anno prossimo. Però poi comunque ho attaccato un 46 sulla mia Ducati e devo dire la verità, quando sono andato a portare la Ducati in concessionario Ducati per il tagliando, i meccanici Ducati si sono messi le mani in testa perché dicevano non si può vedere un 46 su una Ducati. Ho detto beh, ho capito, però insomma batte il cuore anche da quella parte, insomma. E poi anche lì, dai, siamo qui in Tavuglia, vabbè, lui è pesarese ma possiamo dire che è Romagna, io è Ferrara, Emilia Romagna, perciò me lo sento comunque anche come il Dovi, della mia terra, insomma, in sostanza. Perciò l'uno o l'altro, Dovi ha un carattere diverso, ha un, diciamo, si pone in maniera diversa, però per me è un ragazzo molto serio, molto umile, perciò si meriterebbe davvero un grande successo, questo, perciò forza Dovi. Assolutamente, per tutti gli anni che ha messo dietro la Ducati, che l'ha fatta crescere. Assolutamente, ha faticato e perciò ha ottenuto dei grandi risultati da una Ducati indomabile, gestita forse solo da Stoner, che è stato l'unico fenomeno che la buttava come voleva lui. Esatto, che riusciva a fare quello che voleva, che ha vinto un moto mondiale. Dopo poi è tornata un po' nelle retrovie e secondo me grande Dovi che l'ha riportata, e grandi meccanici e team Ducati, assolutamente, insomma. Sì. Quello. È contagiosa la Ducati MotoGP, quando parli anche con colleghi, amici, cioè c'è questo, quando racconti magari la storia della Ducati? Beh, io posso portare, diciamo, un esempio per tutti, che è quello di, diciamo, della mia compagna, di Chiara, che quando comunque abbiamo cominciato la nostra storia, lei di moto ne sapeva poco, ha cominciato, diciamo, a venire in moto con me e si è appassionata in maniera incredibile, che adesso è quasi più lei motociclista di me, perché a volte, non so, si vuole andare fuori in moto, io guardo, mi dico ma c'è una nuvola, non so, e lei no, ma dai, andiamo, andiamo, perciò è lei che mi spinge, cioè, addirittura. E poi, diciamo, il MotoGP, io guardavo le gare, lei è venuta a Misano anche con me, lei si è appassionata, perciò anche lei è sempre davanti alla televisione, che sta male, che soffre insieme, perciò è stato lì un contagio incredibile, sì. Insomma. Mio fratello, devo dire la verità, a sua volta ci contagiò sul tifare MotoGP e seguire le gare, perciò a volte anche ci ritroviamo tutti sul divano a volte, diciamo, che si parte anche qualche parola che non dovrebbe partire, perché semmai la scivolata o è così, perciò c'è sicuramente molto molta partecipazione, insomma. Io invece so anche che, Stefania, oggi tu ci hai portato delle foto. Sì, esatto. Ovvero la prima è Il gatto porta fortuna. Il gatto porta fortuna. Il gatto porta fortuna è semplicemente il mio gatto, che più che un gatto, diciamo che è un cane, perché è una roba del genere. E porta fortuna perché tutte le volte che mi siedo per vedere la gara, lui si mette sulle mie gambe. Ogni tanto, quando urlo, vedo che alza gli occhi e mi guardano. E sta lì fino alla fine, e devo dire che fino a ora tutte le volte che mio gatto stava sulle gambe è andata bene, per questo è stato battezzato Gatto Porta Fortuna. Chiaramente non l'ho potuto portare con me per questioni logistiche, però insomma dalla foto potete vederlo, speriamo che ci porti bene anche dalla foto. Speriamo. E invece tu, Marco, avevi Ducati in vacanza. Beh sì, diciamo che, come ti dicevo, la grande passione che ha contagiato anche Chiara, la mia ragazza, e da lì in poi è diventata, diciamo, Ducati anche la nostra compagna di viaggio e delle vacanze. Ormai sono anni e anni che facciamo le vacanze solo in moto, quindi il bello, il divertimento e la vacanza parte da casa. Quando partiamo con la nostra moto, con la nostra Ducati tutti attrezzati, e lì è già
già vacanze, già divertimento. E cosa non da poco, abbiamo eliminato lo stress dei bagagli, perché in moto praticamente non si ha bagaglio, perciò è bellissimo, cioè in un attimo prepari stretto necessario e basta, stretto necessario, senza cose superflue. È vero, esatto, ed è così, da lì in poi si va in vacanza in tre, io, Chiara e la rossa praticamente, che è la Ducati. Si deve nominare, se no. Esatto. E hai fatto giri grandi o sei rimasto sempre un po'... Beh no, ne abbiamo fatti di grandi, perché in moto siamo andati in Grecia più volte. Fra l'altro 2 anni fa siamo andati nella penisola calcidica, che è quasi verso la Turchia, perciò abbiamo attraversato tutta la Grecia in moto, perciò dei viaggi anche impegnativi, a volte anche faticosi, perché la Grecia è caratterizzata anche da delle temperature abbastanza elevate, perciò visto che giriamo sempre in sicurezza, perciò caschi, giubbotti, guanti, così diciamo certe volte insomma dici ma non so, in macchina con l'aria condizionata no, cioè, in un'ora. Però è inutile insomma pensare una vacanza in macchina, onestamente non riesci più. Già partirei con poca voglia, perché il bello è ogni giorno accendere la moto e magari andare a cercare una spiaggia, un posto diverso dove passare la giornata, okay. Così. E l'ultimo invece quest'anno, 2017, abbiamo fatto il Giro della Corsica con un'altra coppia di amici motociclisti, anche loro, è stato divertentissimo. Okay. Però facciamo delle vacanze da 3.000 chilometri, cioè perciò sempre itineranti, sempre si gira, sempre bello insomma. Quindi adesso vacanze in moto, vacanze in Ducati, sì. Insomma. Invece tu Stefania avevi un'altra foto con il Motor Show. Esatto, è il Motor Show 2016 e lì si vede mio figlio piccolo che quando ha visto questa moto Ducati rossa praticamente non voleva staccarsi più, quindi siamo rimasti mezz'ora attaccati alla moto. E amore comunque a prima vista, è stato senza un amore nulla. A prima vista senza dire nulla e quindi questa è una foto, insomma è stato un bel momento, è una foto che mi ricorda. Anche lui avrà questa bella esperienza, chissà anche lui in futuro, visto come siamo partiti, promette bene anche può lui. Essere, promette bene anche lui, sì. Invece tu Marco avevi un'altra con Ducati Day. Sì, ci Ducati andato... Day, esatto, qua nell'immagine siamo appunto io e Chiara che siamo andati a un Ducati Day, uno dei diversi ai quali abbiamo partecipato, dove sono dei momenti che incontri gente che conosci, ci sono i ragazzi Ducati di Ferrara che ormai sono diventati degli amici, l'opportunità di provare anche modelli diversi, perciò io e Chiara andiamo là e proviamo tutte le moto che si possono provare, così. C'è l'opportunità. Esatto, c'è l'opportunità, perciò insomma sempre giornate belle, divertenti, dai, sempre appunto all'insegna dei motori, delle due ruote, però alla fine sì, c'è l'incontro di gente che conosci, fai due chiacchiere così. Poi la moto porta sempre a sì, gli a scambi di opinioni, altri, sì. Esatto, infatti così. E la gomma e il terminale di scarico e così. Come ti sei trovato, che mappa esatto. Usi e tutte le altre cose. È vero, è vero. E invece tu Stefania ne hai un'altra, l'ultima, sì. Che è il tifoso Dovizioso. Il tifoso Dovizioso è l'altro mio figlio che durante le gare indossa una maglietta pitturata personalmente da noi. Infatti oggi vabbè lui è dietro alla camera, ma anche oggi se l'è messa e speriamo che porti bene anche oggi. Non bisogna mai cambiare nulla. Ogni non bisogna gara, mai cambiare nulla, tutto come rito. Se fossimo esatto. A casa. Siamo sempre sul divano, non è quello di casa, ma comunque va bene, sempre divano è e sempre si tifa. Esatto. E anche te, per l'ultima foto ci hai portato futura Ducatista. Beh sì, questa è la foto della mia nipotina. E che appunto è in sella una Panigale, perciò diciamo la moto più corsaiola di casa Ducati, diciamo in commercio,
e mi ricordo che è sempre stato in occasione di una visita diciamo a un centro Ducati e allora, appunto lei era su questa moto rossa, stava benissimo e ormai anche lei diciamo è diventata un'appassionata Ducati, o meglio lo diventerà, ecco. Questo già, ho già previsto il suo futuro. Quando va in giro vede subito le moto, le indica o... Sì, diciamo che adesso soprattutto la moto è lo zio, perché appunto essendo la mia nipotina, perciò mi praticamente già mi abbina moto zio, perciò quando vede qualche motociclista o qualcuno col casco dice lo zio, cioè non è che è sempre lo zio, ecco, però, cioè... un parco di moto enorme. Esatto, esatto, magari. Comunque sicuramente presto ci sarà l'occasione per portarla con me a fare un giro, perché è ancora molto piccolina, appena compiuto 5 anni, però presto sono sicuro che ci sarà l'opportunità, perciò chissà che anche lei poi non si appassioni di moto, non si appassioni di Ducati. Esatto. Per adesso si è contenta magari di accendere la moto, sì, cioè nel parcheggio. Sì, sì. Sentire il rumore, esatto. Smette le mani nelle orecchie, perché se mai il rombo Ducati, insomma. È bello. Sì, si sente, insomma, una delle caratteristiche. Vibra insomma. Tutto. Assolutamente. E beh, sì, è un po' la sua caratteristica, sempre col bicilindrico, poi adesso col Desmo 16, perciò, insomma... è un qualcosa di diverso nel moto delle moto, è un qualcosa di diverso per chi apprezza. Visto che abbiamo finito le foto, ci avete portato anche 2 oggetti. Esatto. Molto molto particolari. Esatto. Iniziare con Stefania. Allora, io partirei da un rasoio Ducati, che è il primo che Ducati pare abbia messo in commercio, non so se si vede il logo, anni 30, che apparteneva a mio nonno, tifosissimo di moto, e quindi anche questo speriamo porti bene, però oggi volevo fare una cosa particolare. Sì, questo è un oggetto caro a cui tengo, però in diretta, direttamente, vorrei dire una cosa a Dovi. Dovi, se tu oggi vinci, questo sarà tuo, in barba, a Marquez. Io te lo porterò personalmente, perciò mi raccomando, non deludermi, sarà tuo. Speriamo. Quindi, speriamo che... Per ora appoggiamolo qua. Che è unico, non se ne sono visti altri. Questo è un pezzo di storia, cioè sì, un rasoio Ducati, io non l'ho mai visto e onestamente sono... Ho il profumo Ducati, mi hanno regalato il profumo Ducati, però immagino come uno potrebbe cominciare una giornata facendosi la barba con un rasoio Ducati, cioè è tutta un'altra cosa. Esatto. Cioè, parti con uno sprint. Garantisco funziona ancora. Madonna, incredibile. No, veramente, bellissimo, un pezzo di storia. Non sapevo neanche esistessero i rasoi Ducati. Il mio oggetto è molto meno di pregio di quello, diciamo, di Stefania. È un normalissimo portafortuna, però al suo perché, questo qua è il classico cornetto che io tengo con me soprattutto quando guardo il MotoGP e poi anche quando, non solo, anche quando comunque vado in moto, vado in giro, diciamo è sempre così, un oggetto scaramantico, rigorosamente rosso Ducati, cioè non poteva, diciamo, il cornetto poi, insomma. Non poteva essere altrimenti. Esatto, questo è il mio oggetto. Bene, io direi allora che stiamo per terminare, sì. Anzi no, perché... Tu avevi qualcosa di ancora più speciale? Sì, io ho portato una cosa, una per me e una per i miei compagni di tifo. E sono magliette create da me, Ducati 04 Dovi, che magari possiamo indossare durante la gara, sperando che portino bene. Fortuna. Quindi grazie, la prima mille. Per il nostro conduttore. Questa per Marco. Grazie, perfetta. Grazie mille. E questa chiaramente bellissima. Per me. E quindi di nuovo forza Dovi. E speriamo che vada bene. Speriamo. Non portiamo... Magliette, cornetti, rasoi,
Penso che abbiamo esaurito le nostre cabale. Noi dove ci siamo? Adesso, noi dai, ci siamo, adesso tocca tutta a te. Noi più di questo non potevamo fare, quindi avanti tutta. Grande Dove, grande Dove. Comunque vada, grande Dove. Comunque vada, sarà un successo. Speriamo, dai. Speriamo. Io vi Porta do appuntamento Dobby dopo la gara e con l'hashtag, se Marco mi giri, grazie mille, okay. Con l'hashtag Forza Ducati potete farci tutte le vostre domande che volete tramite Twitter, quindi buona gara a tutti e ci vediamo dopo per vari commenti e commentare la gara e al limite festeggiare. Eccoci qui tornati su Sofan, la gara è terminata, si è conclusa non nella maniera che credo tutti quanti noi ci aspettavamo, purtroppo, anzi, ne parliamo con gli ospiti. Marco e Stefania, com'è andata la gara? Ve l'aspettavate? Era un'impresa impossibile? Beh, secondo me era un'impresa molto difficile. E appunto Marquez sarebbe dovuto arrivare oltre il 12° posto mentre Dovi doveva vincere, perciò comunque date poi le premesse con una pole position di Marquez, secondo me già si configurava la cosa non semplice. C'è stato un momento però nel quale ci sono brillati gli occhi, esatto, c'è stato un raggio di speranza che si era acceso, perché cioè Marquez sembrava fosse andato in terra, o meglio è caduto, ma dato che Marquez è come un gatto e ha sette vite, cioè incredibilmente è riuscito ad alzarsi, a ritornare in pista addirittura al quinto posto, io credevo rientrasse al 15°, esatto. Cioè molto più indietro, e poi questo entusiasmo è stato subito spento dalla caduta prima di Jorg e poi di Dovi, che ha così chiuso. Perciò insomma, grande comunque un Dovi che ha combattuto fino alla fine, perciò di questo bisogna dargliene atto. Sì, assolutamente, prossimo anno tutte ferite che poi speriamo. Ma sì, cioè secondo me può essere sicuramente di stimolo, perché come dicevamo prima della gara, c'è stata un'evoluzione in positivo di Ducati, di Dovizioso, anche di Lorenzo. Lorenzo era bello combattuto. Sì, lì devo dire la verità, mi ha stupito in positivo il gioco di squadra della Honda, dove Pedrosa subito è scattato in partenza bene, posizionandosi secondo, perciò facendo un po' da scudo e dando la possibilità a Marquez, perciò lì si è vista una bella intesa. A differenza, devo dire la verità, ho avuto il sospetto che comunque Lorenzo, forse non solo un sospetto, non facesse passare, aveva il gusto magari del podio e quindi tirava la competizione, la gara. Capisco che sia difficile cedere una posizione, però insomma quella che era posta in gioco, dai, doveva, insomma, era bella alta, era insomma un po' un gioco di squadra, insomma ci stava, ecco, insomma, lì, ecco, mi ha lasciato un po', visto che più volte dal box gli hanno dato molte volte. Il messaggio, che lui non ha mollato finché a un certo punto, ecco, è successo. Anche Dovi non ne aveva più. No, infatti. Tra gomme e tutto. Infatti, lì andava bene, perché si vedeva che forse si avvicinava molto a Lorenzo e forse aveva qualcosina in più, però poi nei rettilinei non riusciva a passarlo, perciò diciamo che non aveva quella differenza tale da poterlo poi andare a prendere anche il terzo, il secondo era... No, lì diciamo che se Marquez in quella caduta fosse veramente rimasto in terra, cioè meglio fuori gara, perché addirittura rimasto in terra sembra brutto, così fosse andato veramente fuori gara, può darsi che lì la gara, cioè anche il Dovi, vedendo la possibilità di non sarebbe stato facile, perché là davanti Zarco e Pedrosa stavano andando bene. Cioè, comunque Zarco aveva la gomma morbida davanti, è andato fino alla fine. Anche Zarco è stata una bella rivelazione, chissà l'anno prossimo Zarco cosa farà. Infatti, perché
Iannone, peccato, perché era in griglia di partenza, era messo bene, e sembrava che forse ne potesse dare qualcosa di più anche come vantaggio per il Dovi, e semmai osteggiare un po' semmai Marquez e gli spagnoli, però... E ci ha lasciato un po' tutti quanti perplesso il secondo gruppone staccato di... tantissimi secondi. Sì, a volte non le capisco queste differenze incredibili, che semmai il gruppetto di testa riesce a prendere non so quanti secondi, oppure un Vinales che inizio stagione vinceva delle gare, poi si è perso, ecco. Però insomma, meglio che salga la Ducati piuttosto che il contrario, insomma. Quello assolutamente. Io direi che abbiamo coperto tutto. Il finale non è stato quello che ci auguravamo noi. Sofan si conclude qua per quest'anno. Io ringrazio Unipol SAI e Ducati per l'opportunità che mi hanno dato. È stata veramente una cosa magnifica. E saluto anche Nico, che oggi non è qua con noi. Vi do appuntamento al prossimo anno con la MotoGP. E io vi saluto e a presto. Ragazzi, anche voi. Grazie. Ciao, ciao. A presto.